Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Bene, iniziamo ottobre. Guardiamo le partite che ci aspettano, come abbiamo fatto a fine video precedente. Sei partite. Allora, io direi che, vabbè, quella con l'Atletico la giochiamo, indipendentemente dal fatto che sia in casa o fuori casa. Guardiamo, non lo so, vabbè, comunque è molto importante. Io direi che di far così, lo so che non è correttissimo, però per limitare anche un po' i tempi, perché ho visto che il video precedente, proprio a livello di registrazione, è stato abbastanza lunghino. Quattro partite simulate e due giocate. Direi, data la classifica, di giocare contro il Bournemouth, che è fuori casa, altrimenti fosse stato fuori casa e giocato contro l'Leicester, e poi giocare quella con l'Atletico. Per il resto le simuliamo e speriamo qua, dato che la Coppa è un obiettivo importante, quello di quest'anno, quello di Lega, di passare. Speriamo di giocare in casa più che altro. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito a giocare la prima delle due partite che simulerò contro appunto il Bournemouth. Direi di metterci questa maglia qui per avere, secondo me, una visione un pochino più decente. Ok, direi sul 9 non c'è da fare, perché la prossima partita è probabilmente a regola fra una settimana, quindi i giocatori dovrebbero riposare il giusto. Vai, giochiamo. No! Mamma mia, non si è fatto nulla, anzi non hanno fatto niente finora, poi così, pum, la prima vera occasione la buttano dentro. Cioè, bravi, però parecchio ingiusta che cosa. Attenzione, no, 2-0 addirittura. Cane, ma cane, va, va, prova a mettere Brereton nel posto di Schick. Vieni, Brereton. Va, è lì, ma te, diamo, e buona. Diamo, no, per l'amor di Dio, magari poi non ci si faceva, ribaltare il risultato e riequilibrarlo, ma te, Di Balino, ma cosa mi combini, via, maremmane, anche se non è il tuo piede, però, c'hai 180 di rivalità totale. Inizia in maniera disastrosa questo episodio. 2-0 Bournemouth, e sotto certi punti di vista anche meritato, perché sì, vabbè, non guardiamo le statistiche, però hanno attaccato e si sono difesi bene. Peccato, perché speravo che con la squadra che mi ritrovo, di quantomeno non vincere tutte le partite di campionato, però quantomeno di non perdere mai, invece purtroppo è arrivata. Mi ero dato anche questo super mega obiettivo, che però ormai è diventato inutile. Seconda partita, sempre il campionato, però in casa la simulo e guardiamo se almeno simulando le partite possiamo vincerle. Bene o male, Lemar all'89esimo, ho detto vai, cos'è successo? Non si riesce più a vincere? Però, nonostante questa vittoria emozionante, perché l'89esimo è sul finale, quindi diventa tutto sempre più bello, quando fai gol e vince così, c'è anche un po' di preoccupazione per l'infortunio Schick, perché addirittura è uscito e conosciamo, no? Qual è la cosa che succede, più che altro sappiamo cosa succede quando i giocatori escono, diciamo, in barella. Guardiamo un po', 7 giorni, eccoci qua, torniamo a giocare in Champions League. Fra l'altro, una cosa che credo non si è mai parlato, vabbè, ma la sapete soprattutto perché ha visto anche il video precedente, e il girone è questo qua, ovvero siamo noi, Atletico, squadra irpronunciabile, e Zenit. Sì, l'ho chiamata Mijiland, non so, Mijiland, non so del genere, non riesco a pronunciarla. E niente, attualmente siamo primi con 6 punti grazie a 2 vittorie. Niente, andiamo a giocare in casa contro l'Atletico. Guardiamo un po'. Allora, ok, per quanto riguarda le divise, direi che ci siamo. Brereton ha preso il posto di Schick. Ovvio, iniziamo. Dai, eh? No! Peccato, era difficile, eh? Però ho detto, ma se ci arriva quasi quasi potrebbe anche buttarla dentro. Peccato, di poco. Attenzione. Bravo, Oblak. Ex, fra l'altro. No! No, no, vabbè, ok, era già tanto che Oblak avesse parato il primo tiro, ma perché non l'ha bloccato poi?
No, 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 mamma mia, meno male, mamma mia, meno male. Cosa si è mangiato Griezmann? stato fermato la difensione. Vieni, Brereton, vieni. Bella palla per Sané e andiamo di 1-1 al 70esimo. Leroy Sané, ma il lavorone ve l'ha fatto Brereton, ma non era fortunoso, però l'ha fatto lui. E andiamo. Finisce così, 1-1. È stata una bella partita, e secondo me ci è andata anche abbastanza bene, ma non tanto, ma anche per il fatto di aver trovato il gol del pareggio, ma perché l'Atletico, lo potete vedere anche dalle statistiche, ha determinati casi sul classato. Diciamo che si è vista la più esperienza in Champions League, chiamiamola così, anche se in realtà poi sto io controllo i giocatori, però non so cosa c'abbia io oggi, che non mi riesca a giocare a modino. Quarta partita. Fuori casa contro l'Everton, la simulo, guardiamo se ritorniamo alla vittoria. Boh, comunque ha perso 6-0 col Manchester United dell'Everton. Buono, buono perché non era semplice secondo me, perché non è una squadraccia, guardavo qualche nome, ripeto, l'Everton è assolutamente una squadraccia. Ci è andata, no, bene, per l'amor di Dio, però per come si poteva mettere le osi, perché sul 2-0 all'85esimo poi loro l'hanno riaperta. Meno male, poi abbiamo vinto. Finita così, insomma, 2-1. Quinta partita, Carabao Cup. Torniamo a giocarci dopo aver passato il turno nel precedente video contro il Norwich. Giochiamo un'altra volta, diciamo, fuori casa. Stavolta contro Leeds. E guardiamo. Io ribadisco quanto dissi in quella partita lì. Ho detto, anche se la Coppa di Lega, anzi, le coppe di Lega sono importanti, mi auguro che se giochiamo fuori casa con la squadra che abbiamo contro quelle di Championship possiamo giocarcela e vincere. Tanto 1-1, eh? Boh, vedremo come va a finire. Cioè, siamo passati grazie ai rigori. Io, vabbè, vi dico la verità, fino a che non si arriva in fasi importanti o comunque incontriamo squadre importanti contro le quali è meglio giocare piuttosto che rischiare la simulazione, soprattutto se si gioca fuori casa. Diciamo che io appunto continuerò a simulare partite, però che rischio, eh. Ultima partita del video del mese contro il Reading, e anche se alla fine, come ho detto prima, le partite giocate su 6 saranno 2, appunto continuo a simulare le partite, anche perché fra l'altro sembra che simulandole riesca a vincerle anziché giocandole, quindi continuo così. Loro ultime 3 partite, 3 sconfitte, eh. Speriamo che possano continuare così male contro di noi, da vedere, eh. Boia, mi era preso uno scompenso. Appena ho visto il pallino col pallone, no? Che vuol dire che significa gol, ho detto vai 1-1. Invece, meno male, poi ha raddoppiato Bailly. Buono, via, concludiamo con una vittoria. Sono arrivato alla partita, la prima partita del mese successivo, ovvero quella di novembre. Fra l'altro, concludo facendo vedere le partite che dovremmo giocare. Anziché 6, stavolta sono 5. Però sono, diciamo, partite importanti, soprattutto 3, in primis quella con lo Zenit, poi quella con Liverpool e poi un'altra volta quella con l'Atletico. E poi anche altre due sono sempre importanti, però secondo me non così come queste 3 che ho elencato, che probabilmente però saranno le 3 che giocherò, probabilmente, ora poi vedrò, farò i miei conti. Comunque, niente, questo è novembre, partite, il calendario è novembre. Per quanto riguarda questo video, peccato per le due partite che non abbiamo vinto, soprattutto la prima che abbiamo perso contro il Bournemouth. E poi per il resto, parte il pareggio con l'Atletico, comunque era sempre Atletico e poi Champions League, quindi non è da sottovalutare. Direi che è stato un buonissimo video, quindi sono contento, nonostante queste due non vittorie, chiamiamolo così, però non è sempre domenica, come usa dire. Quindi buono, campionato, siamo primi. Champions uguale, procediamo nella Coppa di Lega che per ora è quella Carabao Cup, quindi bene così. Insomma, questo è quanto. Quindi vi aspetto nel prossimo video, però come sempre prima di lasciarvi vi ricordo se volete di fare le solite 3 cose, ovvero lasciate in primis un bel mi piace al video, chiaramente se il video vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per poter rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto questi qua, inerenti a queste qui. Via, detto questo, ci vediamo nel prossimo video nel quale appunto, come ho detto svariate volte, ripeto adesso, inizieremo novembre 2021 e probabilmente sarà anche il mese che deciderà l'eventuale nostra qualificazione al passaggio successivo di Champions League, probabilmente. Via, detto questo, vi aspetto. Ciao!